Buonasera a tutti, eccoci qua, nuova puntata di Cuori Biancorossi, il tradizionale appuntamento sportivo del giovedì delle 21:30. Oggi torniamo ad occuparci di basket, in modo particolare del Teramo Basket 1960 e lo facciamo con il team manager Maurizio Battistelli. Buonasera Buonasera, e benvenuto. grazie Serena, buonasera a voi, buonasera a tutti i telespettatori, grazie per l'invito. Un vero piacere, anche perché in questo periodo si parla molto del Teramo Basket 1960, forse un po' più del dovuto, in quanto, come è noto, un paio di giorni fa è stato sollevato dal suo incarico coach Piero Bianchi. Quindi partiamo da qui anche per stare naturalmente sul pezzo, come si dice in gergo. Perché questa scelta? Ma innanzitutto è stata una scelta dolorosa, perché comunque fare a meno di una persona che comunque sono quasi due campionati che sta con te non è mai semplice. È stata una soluzione ponderata, perché al di là dell'arrabbiatura di domenica a fine partita, però ci siamo presi del tempo, siamo stati in riunione fino alle 10:30, alle 11 la sera al palazzetto, ci siamo rivisti la mattinata di lunedì, insomma, come si dice nel gergo, ci abbiamo dormito sopra. E alla fine è venuta questa dolorosa scelta, perché comunque abbiamo notato uno scollamento fra l'allenatore e una buona parte della squadra. Questo senza togliere niente all'uomo Piero Bianchi e all'allenatore Piero Bianchi, che fino adesso comunque ha fatto un buon lavoro. Però chiaramente, sai, quando comincia ad avere la squadra spaccata in gruppetti, poi è difficile ricucire gli strappi, soprattutto poi in un momento di campionato dove veniamo da due sconfitte consecutive, tra l'altro con la terz'ultima in classifica, Fabriano, che per noi era imperativo vincere, e a maggior ragione con la sconfitta in casa di domenica scorsa, con una squadra che eravamo pari in classifica, di conseguenza una squadra alla nostra portata. Pertanto è vero che fino adesso, comunque ancora oggi, l'obiettivo rimane quello di centrare i playoff, ed è l'obiettivo minimo per noi. Certamente la strada adesso si è un po' complicata, ma rimane quello l'obiettivo. Nello stesso momento cominciamo anche a guardarci le spalle, perché la classifica è così corta che non ti permette di distrarti veramente un attimo. Ma i ragazzi sembrerebbero a volte un po' superficiali, questo lo si coglie anche dalle parole in più di un'occasione del presidente Ruscitti, anche nell'ultima sua intervista ha sottolineato come volesse che i ragazzi si impegnassero fino in fondo, che dessero il tutto per tutto, quasi a sottolineare che questi ragazzi a volte non danno effettivamente il 100%, è così? Allora, innanzitutto finisco il discorso di prima, che quando c'è una separazione, adesso che sia più o meno affettiva, fra due persone o fra un allenatore e una società, la colpa non è mai da una parte sola. Pertanto, venendo alla domanda, la colpa è un po' da tutte le parti. Forse dall'allenatore per il suo carattere particolare. Una parte sicuramente ce l'avranno anche i giocatori, soprattutto quelli più giovani, che stiamo vivendo un momento dove i giovani si distraggono con un niente. Pertanto, farli mantenere la concentrazione per le 2 ore di allenamento e per i 40 minuti di partita non è cosa facile. Sicuramente una buona parte di colpa ne abbiamo anche noi come dirigenza. Adesso la squadra è stata affidata a Gramenzia Di Francesco, domani la presentazione ufficiale, diciamo Sì. così, di questi due volti che comunque lavorano accanto al Teramo Basket 1960 da molto tempo. Perché avete pensato a loro e quindi a dunque a passare un testimone piuttosto che a rinnovare completamente la figura dell'allenatore? Ma abbiamo scelto un percorso di continuità, no? Con quello che c'era prima, anche perché abbiamo visto che i ragazzi durante gli allenamenti chiedevano consiglio.
ai due vice allenatori piuttosto che al lead coach. Di conseguenza si è creato anche un ambiente di stima e rispetto reciproco fra i due vice allenatori e la squadra. Di conseguenza abbiamo deciso di fare questa scelta di continuità con questi due ragazzi. Tra l'altro Massimo Gramenzi e Max viene da... sta con il Teramo Basket 1960 oramai da anni, diciamo è una figura oramai storica, una pietra miliare del Teramo Basket 1960. Stefano Di Francesco sta con noi da quest'anno, però ha un'esperienza dietro le spalle di Serie C come capo allenatore non indifferente. Allora abbiamo fatto questa scelta casalinga. Sono di Teramo, una squadra di Teramo, ci faceva piacere dare questa opportunità a due teramani. Ora starà a loro coglierla o meno, così come in riunione abbiamo detto ai ragazzi che ora sta a loro, cioè se il problema era Piero Bianchi, l'allenatore, ora devono dimostrarlo, pertanto gli abbiamo lasciato il cerino in mano ai ragazzi, adesso devono dimostrare effettivamente di saperci fare. Bella responsabilità anche questa, giustamente, perché vanno anche responsabilizzati, questi ragazzi sono anche molto giovani, quindi sì. È giusto che gli si dia giustamente una responsabilità in più. Prossima gara contro San Severo e qui insomma, facile sì, non è. Andiamo a San Severo, squadra prima in classifica, ha perso praticamente tre partite fino adesso, squadra costruita per vincere e per distruggere il campionato. Stanno 10 punti davanti alla seconda, praticamente già oggi sono matematicamente primi in classifica. I ragazzi hanno la serenità che nessuno gli dice di andare a vincere a San Severo, poi magari se ci riescono non è che ci dispiace, hanno la serenità, hanno la tranquillità, adesso devono dimostrare di voler fare i giocatori di pallacanestro. Ma soprattutto è per loro, perché se io ho fatto diversi incontri con loro come mental coach, che è la mia professione, di conseguenza ne ho approfittato per portare qualcosa anche all'interno della squadra. Ho fatto degli incontri con loro, ne abbiamo parlato e tutti hanno detto che vogliono fare giocatori di pallacanestro. Bene, ora hanno la possibilità. Quindi e l'opportunità. Sono stati in qualche modo redarguiti. Beh sì. Di conseguenza, visto che vogliono fare i giocatori di pallacanestro, adesso hanno l'opportunità di dimostrare quello che valgono e quello che vogliono fare, ma per loro soprattutto. Anche perché insomma la dimostrazione che la società non scherza per niente l'hanno avuta proprio qualche giorno fa, quindi ma... potrebbero anche fare le valigie se non si comportano bene. Ma no, fare le valigie no, è normale, oddio, non è normale, però è consuetudine che quando c'è qualche attrito, quando si rompe qualcosa nello spogliatoio, non è che puoi cambiare 10 giocatori. Certo. Cambia l'allenatore. Oramai siamo arrivati a 4 partite dalla fine del campionato, il mercato è chiuso, puoi mandarli via ma non puoi prendere nessuno, pertanto comunque rimango del parere, ma così questo è un pensiero anche degli altri dirigenti, che sono tutti dei bravi ragazzi. Probabilmente non sono stati messi nelle condizioni di poterlo dimostrare. E allora probabilmente con i due nuovi coach riusciranno sicuramente a dimostrare se effettivamente avevano nascosta, no? Anche quella voglia, quella fame di vincere che in alcune occasioni è mancata e che ha causato appunto la sconfitta in alcune gare, perché poi è una squadra che a quanto pare riesce a stare al passo con le altre, non è una squadra insomma di ragazzi poco professionali. No, sulla professionalità non possiamo dire niente a nessuno e su questo includo anche l'ex allenatore Piero Bianchi. Sulla professionalità non possiamo dire assolutamente niente a nessuno. Qualcuno dice ma questa non è una squadra costruita per una certa posizione in classifica. Mi sembra che il campo ha dimostrato esattamente il contrario. Qualcuno ha detto che con l'infortunio del nostro pivot Cicognani la squadra ha cambiato completamente, ma noi senza Cicognani abbiamo vinto delle partite che probabilmente con lui magari avremmo anche perso, pertanto sono degli ottimi giocatori, sono degli ottimi professionisti, hanno vinto delle gare importanti e sono gare importanti che non è che vinci per il tiro buttato all'ultimo secondo per chissà quale colpo di fortuna o di lato B della situazione. L'hanno vinta perché è stata costruita in mezzo al campo con grinta, con carattere e con capacità. Di conseguenza la squadra c'è
i playoff matematicamente possiamo ancora raggiungerli, è quello l'obiettivo. E allora, due domande spontanee. In primis, gli allenamenti sono naturalmente ricominciati e come si sono sentiti, rapportati i ragazzi con i nuovi coach, definiamoli così? E seconda domanda, cosa bisognerebbe fare, anche per spiegare a chi magari non mangia pane basket ogni giorno, per ottenere l'accesso ai playoff? Ma a questo punto, allora, cominciamo un po' con ordine. Martedì pomeriggio, prima della seduta di allenamento, abbiamo fatto una riunione con chiaramente la dirigenza al completo, con tutta la squadra e i due allenatori, dove abbiamo comunicato chiaramente, anche se oramai era già uscito sul giornale, anche questa è una cosa particolare, perché noi non abbiamo detto niente a nessuno. Beh, qualcuno ha parlato anche in maniera tecnica, perché ci sono state delle affermazioni che sapevano giocatore e allenatore, pertanto qualcuno ha parlato. Comunque, ecco, la notizia era già uscita, l'abbiamo confermata alla squadra, abbiamo dato fiducia ai due allenatori, abbiamo dato fiducia a tutti i ragazzi. Chiaramente devono dimostrarci riconoscimento, nel senso che potevamo togliere tutti e 10 loro e tenere solamente l'allenatore. Abbiamo fatto una scelta diversa, gli abbiamo dato fiducia. Ora, mi sembra di aver capito, però, ecco, perdonami se sono un po'... Mi sembra che a momenti stappavano lo champagne, ragazzi. No, assolutamente. Non so perché, ma questo... No, assolutamente no. Magari qualcuno di loro... Magari qualcuno il sorrisetto a mezza bocca l'ha fatto. Magari qualcuno che non è stato trattato bene, magari ci avrà anche pensato, ma non lo ha dato a vedere. Magari agli altri, a me un po' di meno, perché lo faccio di mestiere, di conseguenza magari riesco a scorgere qualcosa di diverso. E no, i ragazzi hanno preso la notizia, però ho notato già al primo allenamento un cambio di passo. Questa era la mia curiosità, capire, ecco, se già si era notato qualcosa. È quello che volevamo noi, cioè noi volevamo dare una scossa alla squadra. Soluzioni non è che ce ne hai tante a disposizione, cioè o cacci i giocatori. Del resto, anche lasciando l'allenatore, non può fare lui tutte le gare da solo. Esatto, pertanto l'unica soluzione era quella per dare una scossa proprio alla squadra. Nei primi allenamenti pare che la cosa si è vista e è stata positiva. Abbiamo tempo, tra virgolette, abbastanza, perché a San Severo nessuno gli chiede niente, proprio gli stiamo lasciando la tranquillità di andare a fare una partita e di prepararsi però alle altre tre, perché abbiamo poi Nardò in casa, che non è il Nardò dove abbiamo vinto in trasferta, è una squadra che è completamente cambiata, è tutta un'altra squadra con un altro carattere, e sarà un'altra battaglia al Palace Carriano, dove ne approfitto, inviterei quanta più gente possibile di aiutarci a centrare questo obiettivo che sono i playoff. Certo. Poi andiamo a Ortona, la penultima partita è a Ortona, l'ultima trasferta, squadra al 99% già retrocessa, ma che non ti regala niente, perché io non ho mai visto nessuno entrare in mezzo al campo a giocare per perdere, anche se sei già retrocesso, pertanto sarà una battaglia anche Ortona. E poi, tanto per chiudere in bellezza, abbiamo il derby con il Campli a Teramo. Ah, pertanto sono quattro partite. Quindi mi sembra di capire che bisognerà vincere almeno tre per centrare i playoff. Per centrare i playoff dobbiamo vincere almeno tre, sperando che qualcuna delle altre squadre che sono pari classifiche con noi faccia qualche passo falso. E certo, quella è la speranza, poi bisogna anche provare a noi abbiamo chiesto, esatto, noi abbiamo chiesto alla squadra a questo punto, pertanto giocatori e staff tecnico, testa bassa e gambe lunghe fino alla fine del campionato. Dopo la partita di Campi alzeremo la testa, vedremo la classifica e vediamo a che punto siamo arrivati. Comunque, ottima idea anche quella di lasciare i ragazzi tranquilli a San Severo, sì, con la possibilità anche di perdere, perché poi si va con l'animo più sereno e magari sì, è proprio sì, quell'animo sereno che ti fa dare il massimo, non si hanno quelle pressioni che a volte poi, esatto, ti fanno sbagliare anche magari il canestro più semplice. Sì, sì, quello che noi chiediamo chiaramente è l'impegno. Quello, certo, quello sicuramente sì, poi è chiaro, a San Severo nessuno ti dice che devi andare a vincere
Oddio, se ci, dan, se ci vogliono dare una gioia. Beh, speriamo proprio, insomma, speriamo. Una gioia non sarebbe assolutamente da sdegnare. Ma speriamo, speriamo bene naturalmente per questi ragazzi e per tutto lo staff che so che insomma lavora tanto, anche il presidente Ruscitti arrabbiatissimo, rosso in volto sì, dopo l'ultima Ermanno, gara. Ermanno è un tipo un po' fuocoso, chiamiamolo così, si accende subito, ma lo fa perché ha una passione smisurata per questa sua creatura, per questo Teramo Basket 1960 e chiaramente sta dando lui stesso il massimo affinché Teramo torni a calcare dei campi, dei parquet per quella che è Teramo. Non dimentichiamoci che noi abbiamo fatto 10 anni di Serie A, abbiamo fatto, magari forse era un po' troppo, non lo so. Però Teramo ha un nome pesante, cioè quando vai in giro e dici Teramo Basket, è un nome pesante. Sì. Quando entri al palazzetto e vedi vinto il campionato di B1, vinto il campionato di qua, hai fatto la 2, hai fatto la 1, è un'aria pesante che si respira. Insomma, di conseguenza non c'è un nome. Ha giocato con l'Armani Jeans Milano, ha giocato scherziamo. Con la Scavolini Pesaro. Esatto. Voglio dire, non sono squadre, voglio Esatto, è quello che Teramo merita e Ermanno chiaramente, ma insieme a tutti quanti, Antonello, insieme a tutti quanti gli altri dirigenti che stiamo cercando di riportare a quella realtà che forse ci meritiamo. Oh, e finalmente vi sbottonate, perché quando ho avuto la possibilità di poter parlare anche di questa ascesa con gli altri del gruppo, diciamo così, hanno sempre tenuto un profilo un po' basso, finalmente diciamo le cose come stanno. C'è voglia e ambizione di arrivare e di tornare ai vecchi momenti di gloria, insomma, perché no? Ma magari i miei colleghi lo dicono per Scaramanzia, non lo dicono per Scaramanzia, no, magari era sì, esatto, penso non del campionato, ma è chiaro che tra di noi ce lo diciamo, certo. No? Anzi, magari ci rincontreremo nei prossimi mesi per presentare una novità che stiamo organizzando proprio per far sì che il Teramo Basket 1960 abbia un'organizzazione dietro che permetta proprio di programmare un certo tipo di ascesa. Poi, che ci mettiamo 2 anni, 3 anni e qualche altra cosa, però lo stiamo organizzando, già ci stiamo pensando da un mese, stiamo organizzando le cose, non è detto che ecco, fra un mese, forse maggio, il tutto sia pronto, magari ci rincontriamo poi per una presentazione. Come no, molto volentieri, molto volentieri. Dunque, allora, Maurizio Battistelli, attualmente è quello che si definisce team manager, ma anche mental coach. Sì. Che cosa fa questa figura? Allora, il team manager è una figura, tra virgolette, nuova all'interno delle società sportive, perché cominciano a venirne fuori anche nel calcio. Il team manager è in mezzo tra lo staff tecnico, giocatori, allenatori, staff medico, e la dirigenza. Ecco, perciò ne hanno preso uno bello grosso. Esatto, deve sopportare. A proposito, non sono io piccolina, lui è un gigante, perché quando c'è il campo largo sì. Si vede una cosa praticamente smisurata. Ecco, e lui è altissimo, ecco. Sì, detto bello. Questo. Tornando a noi, ecco, il team manager è quello che cerca di fare il trade union tra lo spogliatoio, chiamiamolo così, e la dirigenza. Fino ad oggi tante squadre, ma ancora oggi ce ne sono tantissime, che non hanno questa figura, ogni tanto si creano dei problemi fra la dirigenza, che è passione smisurata per quel tipo di sport, non parlo solo di pallacanestro, certo. Ma anche di calcio piuttosto che di pallavolo, ma non hanno mai vissuto quello spogliatoio. Non hanno mai messo magari un paio di scarpette o fatto un campionato professionistico e ci possono essere delle incomprensioni, dei qui pro quo con i giocatori, con delle richieste e via dicendo. È lo stesso magari i giocatori che non riescono ad avere un punto di riferimento societario per qualsiasi esigenza. Ecco, il team manager è quello che sta in mezzo
più a schiaffi da una parte e da quell'altra. Ma scherzo, perché naturalmente è anche quello che hai più il polso, ecco, della serenità o meno di uno spogliatoio. Sì, perché comunque il team manager è quello che vive lo spogliatoio insieme ai ragazzi. Adesso non dico un giocatore piuttosto che un allenatore, ma io la sera sono al palazzetto, la mattina mi affaccio spesso quando fanno sedute mattutine, sia in palestra per i pesi piuttosto che al palazzetto per i tiri. La sera sono quasi sempre presente, lavoro permettendo, al palazzetto con i ragazzi, se hanno bisogno di qualcosa, chi sta un po' troppo nervoso, chi sta un po' troppo scarico. Su questo mi aiuta anche il mio lavoro di formatore e di mental coach, e cerco di tirarli su, insomma, di aiutarli anche in questa maniera qua. Ecco, questo lavoro di mental coach mi incuriosisce moltissimo. Che cosa fa il mental coach? Come ci si pone, insomma, con i diretti allievi, definiamoli così? Allora, è un lavoro che, vabbè, c'è da anni. Io ci sono arrivato tramite un percorso che viene anche dal lavoro, lavorando poi, facendo dei corsi, seguendo dei mental coach che mi hanno formato anche, poi sono arrivato a esserlo pure io. Il mental coach non si impone sul cliente piuttosto che sull'allievo, piuttosto che sul giocatore, ma opera solo ed esclusivamente se chiamato. Pertanto, se tu o il giocatore riconosce di avere dei problemi o qualcuno gli fa capire che magari sta un po' scarico, un po' demotivato, si può intervenire e cercare di tirarlo su. Quindi una sorta di psicologo possiamo No, definirlo. assolutamente no, quella è una professione medica, noi non siamo assolutamente Cioè, medici. intenso che lo si lascia parlare, cioè hanno Si deve tutte quelle sfogare. competenze tali per Esatto. cui si riesce a tirar fuori il problema, questo in estima sintesi. Per Sì, questo mi non riferivo ad una siamo, sì, sorta no, di non siamo, psicologo esatto, no, no, non, capace, sì. però non certo psicologo, ci No, no, mancherebbe altro. assolutamente. E questa professione chi la richiede in modo particolare? Tutti, a 360 gradi, c'è il libero professionista, c'è Quale problema può l'imprenditore. avere il libero professionista? Cioè, Di problemi ce ne sono. tale da aver bisogno di un mental coach. Vorrei riuscire a Magari, capire sì, bene. magari il non riuscire a raggiungere degli obiettivi o il non riuscire a vedere, a comprendere quelli che sono i suoi obiettivi, raggiungibili tra l'altro, perché io posso dire anche, mi piacerebbe un altro anno portare il Teramo Basket in Serie A, uno, la vedo un po' difficile, Certo. tanto è un obiettivo, sì, bello, ma probabilmente per un altro anno sarà irraggiungibile. Ecco, il mental coach può aiutare, il business coach in questo caso, può aiutare l'imprenditore piuttosto che il libero professionista a definire quelli che sono gli obiettivi professionali, personali, e guidarlo, aiutarlo ad arrivare a raggiungere questi obiettivi. Magari anche chi è in cerca di moglie può rivolgersi a un mental coach? Capita. Diciamo, tra virgolette, diciamo di sì, ma di quello non me ne occupo io. Lascia perdere, però ci Assolutamente. sono i mental coach che Sì, se ne occupano, come eh? no, Eh sì, perché magari assolutamente. qualcuno ha un blocco verso le donne o Si chiamano, viceversa, esatto, ovviamente. esatto, sono i life Ah sì? coach, che si occupano di Hai vita e via capito? dicendo. Non nel campo di Life niente, coach, quante esatto. cose Business interessanti. coach, lo sport coach, che per non confonderlo con il coach al tecnico, proprio all'allenatore, è diventato il mental coach Mental coach. sportivo. E poi c'è il life coach, che è quello che guida la famiglia, anche per i bambini, in questo momento un po' particolare di crescita, di vita che stiamo vivendo, c'è il life coach. Ho capito. Quindi immagino che Maurizio Battistelli sia un marito perfetto. No, No. la perfezione non esiste, Si scherza ma naturalmente. assolutamente sì, se Però se parli ha la con mia moglie ti possibilità. capita E allora, come una questo sfilza di mental difetti. coach? Sì. E sì, perché giustamente lì si tira fuori tutto quello che pensa il bravo mental coach e lei giustamente manda giù a Sì, no, ma poi valanga. io ne approfitto quando è possibile, quando lei non lavora, che siamo a casa insieme, che magari mi serve di provare, no, perché anche noi proviamo, facciamo i nostri allenamenti, la prima cavia che trovo, poverina, è lei, mia moglie, di conseguenza.
Giustamente, la salutiamo, le mandiamo un saluto dalla trasmissione. Povere donne che sopportano questi uomini dopo tanti anni. Vabbè, è dura però. Pazienza. Dunque, scherzi a parte, abbiamo 5 minuti di tempo, ma sono Sì. fondamentali perché io voglio conoscere, anche se forse ne sarebbero necessari molti di più, vorrei conoscere la carriera nell'ambito del basket di Maurizio Battistelli, perché non è un caso che lui sia anche così alto. Proprio perché, diciamo, ha vissuto una vita nel basket, giusto? Io devo ringraziare su questo i miei genitori che non mi hanno mai posto limiti su quale sport praticare. Ho iniziato con il calcio facendo forse perché ero già lungo da piccolino, mi facevano fare il portiere. Non mi ha appassionato più di tanto. Per un periodo di tempo ho fatto nuoto, che sì, mi piaceva, ma insomma. Niente di che. Poi un giorno uno zio materno, mio zio Quinto, mi portò a vedere una partita di pallacanestro. Avevo all'epoca una decina d'anni, il Teramo Basket credo che facesse la Serie C all'epoca, e da quel giorno non sono più uscito dalla palestra. Ho cominciato a giocare a pallacanestro, Folgorato. sì, folgorato da questo sport, sport di squadra. Ho fatto tutta la trafila delle giovanili, quelle che oggi sono gli under 12, 13, 15, 20, all'epoca erano allievi, cadetti, juniores con il Teramo. Nel 1985, a 25 anni, ho avuto l'opportunità di andare a giocare a Rieti in A2. E ho avuto come compagno di squadra Joe Bryant, che è il padre del un attimino più famoso Kobe Bryant, che ha smesso qualche anno fa di giocare a pallacanestro, che alla fine è uno dei giocatori di pallacanestro più forti al mondo. E lui non so se si ricorderà di me, ma quando facevamo allenamento, Kobe Bryant aveva 6 anni e chiaramente insieme al padre girava per il palazzetto, per il campo, voleva schiacciare e il padre chiaramente lo smollava un attimino, veniva da me, zio mo fammi schiacciare, io lo prendevo in braccio, lo facevo schiacciare e puntualmente lo lasciavo appeso al ferro. Dai, dispettoso, e Sì, poi? no, perché lui gli piaceva tirare giù il ferro Ecco. e via dicendo, poi aveva il padre che lo faceva scendere, era tutto uno scherzo, un gioco Vabbè, sono con un bei bambino di ricordi, 6 anni, e poi? esatto. Che poi è diventato, insomma, Quello quello che è che è diventato. diventato. Anche grazie a Maurizio Battistelli, dunque. Beh, mi piacerebbe che un Un pezzettuccio di pezzettino Maurizio c'è, Battista, ecco, secondo me, nel filo del calzino perché papà del. non faceva fargli la schiacciata, invece Maurizio Sì, sì, io è da lì che si è sì. appassionato davvero, probabilmente. Speriamo, Oh, me ma lo sì, auguro. dai. E poi la mia carriera è continuata un po' in Umbria, sono rientrato a Teramo, ho giocato un po' in provincia, fino a quando non sono rientrato proprio a giocare a Teramo. Ho fatto nel 1995-96 il primo anno di Serie B del Teramo Basket, che poi è arrivato in Serie A. E a quel punto però facevo già parte dei troppo vecchi, acciacchi fisici e problemini fisici ce n'erano e chiaramente non potevo più fare il giocatore di pallacanestro, considerando che oramai ero arrivato già, credo, 16-18 anni di attività da professionista, gli acciacchi c'erano e allora ho deciso di appendere le scarpette al chiodo e iniziare una carriera da consulente per le aziende. Perfetto, e questa è la storia di Maurizio Battistelli, tante soddisfazioni, grandi soddisfazioni, Sì, però assolutamente. comunque una vita che resta legatissima alla pallacanestro, com'è impossibile che non sia. No, ma sì, io dico sempre che la pallacanestro, perlomeno per me, la pallacanestro diventa una malattia, non ce l'hai dentro, non ne puoi fare a meno. Io ogni tanto vedo un campetto e un pallone, ti viene quella voglia di, ok, metto le scarpette, mi butto là in mezzo, poi ci sono Magari anche quando c'è qualche ragazzi. difficoltà durante una gara, adesso scendo io in campo, e faccio un Ogni, bel ta tiro ogni, da tanto, ogni tanto mi viene tre. qualche. Però insomma. Cerchiamo di Scherzo. limitarci, altrimenti ci prende pure un bel tecnico e Ci allora manca abbiamo solamente fatto quello. tombola. Ci manca solamente quello. Benissimo, Maurizio, grazie per questa simpaticissima chiacchierata Ma dove ti grazie a abbiamo voi. conosciuto meglio, abbiamo scoperto anche tante piccole curiosità che riguardano l'attuale momento storico del Teramo Basket, quindi non dico domenica a San Severo perché è lontana, San Severo non è qua vicino, ma la prossima domenica, l'altra ancora,
in casa con Nardò. Con Ardò, eh beh, tutti al Tutti e palazzetto tutto al dello sport, palazzetto, tutti. Per aiutateci, sarebbe bello vedere il palazzetto finalmente non pieno. parlare poi del derby col Campli. Ah, beh, il Eh derby del beh, Campli è l'ultima giornata lì di proprio campionato, ci auguriamo di avere il palazzetto solo pieno posti in più di piedi. Teramani che di Beh, Campresi. possibilmente sì, perché Possibilmente insomma i più di Teramani. Campresi Ma insomma, sarà una sarà festa, cercheremo presente. anche di organizzare qualche evento legato alla partita, perché deve essere una festa, deve essere. Sarà un Speriamo. derby, non vogliamo come dirigenza, ma come pallacanestro, come sport in generale, non vogliamo problemi di tifoseria e via dicendo. Deve essere una festa per noi, deve essere una festa per gli amici di Campli, con una bella partita di pallacanestro e poi terzo tempo tutti quanti insieme a berci birra da qualche parte. Mi sembra un ottimo programma per quella domenica. Intanto pensiamo però alla prossima contro San Contro Severo. San Severo. Mi raccomando, in bocca al lupo, mettetecela Viva il tutta lupo. e speriamo bene. Dai, speriamo che questo Sicuramente sì. Teramo Basket 1960 possa centrare i playoff e poter quindi sognare ancora un Ancora. po' di più. Grazie Assolutamente sì. Maurizio Grazie a te, Battistelli, Serena, grazie grazie a tutti mille. quanti voi. E grazie naturalmente anche a voi per averci seguito anche in questa puntata di Cuori Biancorossi. Buon proseguimento di serata. Arrivederci.